grazie a tutti i relatori per essere intervenuti. Siccome è un orario anche un po' tardo, cioè io direi essere open mind significa anche riuscire ad adattarsi a seconda delle esigenze. Intanto io vi dico che c'è un aperitivo qui fuori, e anzi ringrazio Paolo e ringrazio tutti per aver organizzato questa cosa qui, quindi ci sarà un momento in cui possiamo condividere un momento di socializzazione, anche perché immagino che alcuni di noi qui siano affamati e assetati, quindi è anche giusto dargli il premio, il meritato riconoscimento della pazienza che hanno avuto nell'ascoltarci. Però se ci sono qualche piccolo intervento flash con qualche domanda dal pubblico, io comunque l'occasione di avere l'onorevole Tinaglia che qui può parlarci della proposta di legge lo sfrutterei, quindi allora raccogliamo, faccio il balletto questa sera. È un mio laureato. Ok, è un tuo laureato. Andrea Devi volevo sfruttare in questo momento. Dico innanzitutto che oggi avrebbe compiuto 35 anni una che non le mandava certo che erano gli uomini, che Alda Merini, quindi insomma vorrei ricordarmi in questo senso. E soltanto due punti a cui chi ha piacere poi se vuole potrà rispondermi. È stato un po' accennato soltanto, mi sembra, anche nelle diapositive, la differenza retributiva che c'è a parità anche di mansione tra uomini e donne. È di oggi o di ieri, non mi ricordo, la dichiarazione del numero uno del tennis, Djokovic, il quale ha affermato che è giusto che gli uomini tennisti guadagnino di più perché agli incontri ci vanno più spettatori e quindi sono maggiormente seguiti. Quindi in che modo si può intervenire in Italia, ma anche nella dimensione europea, per arrivare effettivamente anche a una parità retributiva che forse, come diceva prima la professoressa De Volmini, è anche uno dei dissuasori che tende a far sì che le donne guardino con diffidenza al mondo del lavoro. E poi in che modo anche la cultura può tenere il passo di questi strumenti anche legislativi che ci sono stati presentati. Io ho fatto il classico e mi ricordo sempre quando, più o meno una decina di anni fa, e mi è rimasto impresso questo: aprendo un qualsiasi manuale di storia dell'arte, si può dire anche di letteratura italiana, di storia, di filosofia, però storia dell'arte, dal 300 fino al 900 io aprivo e non vedevo, mi sfido a farlo, un artista donna. E c'è Lady Butler, Bertha Morisot, George O'Keefe. E mi chiedo quindi anche come si possa fare per cambiare culturalmente questo pensiero, il fatto che le donne ci sono state e, come ci auguriamo tutti quanti, ci saranno sempre di più. Ecco, semplicemente questi due aspetti. Grazie Andrea. Rosa Breve, raccolgo due o tre domande in modo che poi possiate rispondere tutti in una volta. Rosa Breve. Buonasera, io ho apprezzato molto la serata perché tra l'altro tratta dei temi che io tratto abitualmente, essendo anche la consigliera di parità, cioè io applico la mia creatività per risolvere problemi bassi, no? Di discriminazione in ambito lavorativo. Sul tema della conciliazione vorrei dire due cose. È importante sì la conciliazione collegata alla condivisione, sapendo che la società è già andata un pochino più avanti, cioè diciamo, nella realtà di tutti i giorni di questo territorio è già in qualche modo, come dire, intrinseca l'idea di conciliare e condividere. Il vero tema, se il collega quanto diceva lui precedentemente, è che solitamente quando in una coppia, per esempio, si deve definire chi chiede il permesso, il congedo parentale, chi fa cosa, è chiaro che l'elemento economico diventa l'elemento deterrente, cioè chi guadagna di meno sarà il soggetto che chiederà il congedo parentale perché ci rimette di meno. Questa cosa è interessante perché apre proprio in questa fase di cambiamento sociale molto forte e anche di situazione economica, diciamo, l'elemento che tiene le donne un pochino indietro rispetto alla stabilizzazione nel mercato del lavoro ha fatto sì che io abbia trattato, per esempio, moltissimi casi di discriminazione di uomini che non riuscivano a ottenere i diritti di conciliazione, stiamo parlando di lavoro dipendente, in questa situazione, proprio perché con una compagna che è magari precaria, eccetera, che non ha questo accesso a questi diritti, questa richiesta proviene dagli uomini. E devo dire che questa cosa in qualche modo mi fa piacere perché imprime una
spinta interessante e nuova che sdogana un po' il termine di conciliazione, che io non sopporto molto, solamente quando è collegato alle donne. Cioè, le donne, non è che le donne vogliono fare il part time, perché quando hai studiato e sei arrivata in una situazione, cioè ad un livello di competenza anche abbastanza alto, i dati dell'Università di Bologna indicano, ma anche i dati della regione indicano come il livello di formazione e di preparazione si alza, è chiaro che il lavoro non è più un qualcosa di accessorio, ma è qualcosa di identitario. Ed essendo identitario, io desidero fare la esercitare la professione di chirurgo o la psichiatra o semplicemente la commercialista. Quindi in questo modo la società è già cambiata, bisognerà fare molta attenzione quando si parla di questi temi, proprio parlandone sapendo già che siamo arrivati avanti. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è il tema dello smart working. Su tutte le tematiche che fanno riferimento alle tematiche della conciliazione, ma ancora più alle tematiche femminili, spesso si tende, come dire, se fossimo in un teatro, ad avere lo spot acceso, l'occhio di bue solo su una cosa. È importante, importantissimo tenere presente quanto il mondo del lavoro sia composito, quanti siano le tipologie lavorative e quante le situazioni differenti. Per cui io chiedo soprattutto all'onorevole Di Nardi, che presente in Parlamento, proprio di tenere ben acceso questo faro sulle varie modalità. Come esperienza dell'Emilia-Romagna, il tema del vecchio telelavoro, che in realtà non era neanche più il vecchio telelavoro, perché ci sono alcune esperienze estremamente innovative che assomigliano già allo smart working senza averne la denominazione, che magari si sono un po' arrabattate. Così come esiste un'informalità enorme nello smart working esistente ma non normato, ma di fatto agito all'interno di aziende piccole e grandi, per esempio. Quindi questo è un elemento. Io chiedo, ecco, teniamo presente lo smart working, poi teniamo conto anche che esiste un mondo del lavoro di fatto di professioniste e professionisti che hanno, cioè sul livello delle professioni, per esempio, c'è cioè un'entrata generale delle donne anche sulle professioni maschili, e in molti ordini professionali le donne a volte sono anche superiori al numero di uomini come iscrizione. Anche nelle professioni più maschili, gli architetti per esempio sono arrivati già a superare il 50% nell'ordine di Bologna, per esempio. Quindi attenzione a questo elemento, quindi tenendo un pochino aperto tutto. Sul tema delle discriminazioni e delle molestie, ecco, io sono molto contenta di questo protocollo d'intesa per anni che avete sottoscritto come CGL e CISL e UIL. Mi dispiace solo leggere nella nota allegata purché non si presenti alcun costo aggiuntivo. Invece, per praticare delle politiche reali di cambiamento ci vuole un investimento, perché altrimenti noi continuiamo a fare solo parole ma non avere gli strumenti per poter agire. Grazie. Grazie. Un'ultimissima domanda e poi faccio solo una battuta perché l'argomento è goloso. Ringrazio l'onorevole Di Nardi e chi ha firmato, anche l'onorevole Mosca, questo disegno di legge, perché ci aiuta a fare, credo, un salto di qualità straordinario. Dico solo questo, Marco, perché è tardi ed è giusto tenere il ritmo. E cioè, no, credo che sia fondamentale dire una cosa, e questa legge ci aiuta a ragionare in termini di processi. Dentro le organizzazioni, raggiungere gli obiettivi attraverso la realizzazione dei processi è una cosa di cui si parlava negli anni 90 quando si faceva molta formazione, via via si è perso, e invece che stare sulla prestazione individuale. La paura dell'automazione di cui parlavi tu, cioè dell'emarginazione dei lavoratori, è normale farsi questa domanda, ma c'è già un livello di scarso scambio nelle organizzazioni del lavoro tra le persone. Perché le tecnologie, se non vengono ben gestite, creano l'isolamento, al contrario di quel che si pensa. Quindi smart working ben venga, posto che una serie di tutele vanno sempre garantite. E un'altra cosa, lo diceva Elena, non basta che gli economisti dicano che c'è una crescita del PIL quando le donne nelle crisi strutturali sono messe in campo, non basta per far sì che le donne
siano chiamate anche a dei ruoli chiave, dei ruoli guida, di comando, come diceva Elisabetta Guardini. Quindi donne che si impegnano sulle donne, perché se non siamo di più questo tema diventa un tema che comunque non viene sufficientemente frequentato. Grazie. Grazie, grazie Gabriele Matea. Non posso non dare la parità in genere, perché sennò mi dicono che poi discriminano gli uomini. Una battuta, volevo dire semplicemente questo, pubblico impiego. Cioè il pubblico impiego, sappiamo che l'organizzazione è estremamente rigida, gerarchizzata, ed è un lavoro per ruolo e per funzione. Come può lo smart working mussare questa rigidità che è pazzesca? Cioè, andiamo oltre, come fare? Cioè, ci vuole qualcosa di più di questo disegno di luce. Grazie. Grazie. Grazie Giacomo. Questa domanda ci aprirà a un prossimo evento che faremo con Colonna Futura sul lavoro, perché evidentemente merita di essere trattato. Allora, io sì, farei così.